sarà anche un paese di mammoni, ma l'Italia non è un paese per mamme. Non lo è per il lavoro, sempre più difficile da conciliare con la famiglia, a meno di non essere ricchi o dotati di nonni da schiavizzare, o a meno di trovarsi con i figli grandi senza averli visti crescere. Non lo è per i partner che le donne in Italia hanno a fianco, ancora così restii a condividere la fatica del lavoro di cura, figli, genitori, casa. Non lo è per i servizi che mancano, i nidi in particolare, né per l'idea stessa di città. E non lo è, insomma, in ultima analisi per un problema culturale, a dispetto di troppe parole sulla maternità da parte di partiti e governi di ogni colore, alle donne che fanno figli in Italia in sostanza viene detto: hai voluto la bicicletta, adesso pedala, da sola e in salita. Così ogni anno sono oltre 24.000 le italiane che lasciano il lavoro per le difficoltà di conciliarlo con la famiglia e che poi non lo ritrovano. Una scelta a volte imposta o subdolamente indotta dal datore di lavoro, nonostante ci siano leggi a favore della maternità a partire dalla Costituzione. Altre volte una scelta volontaria, ma raramente comunque vissuta con serenità, con l'aggravante che sono le donne per prime a chiedere scusa per il disturbo, a licenziarsi o peggio a non fare figli. Quelle che il lavoro non lo perdono invece lo mantengono a un prezzo altissimo in termini di tempo con i propri figli e di tempo per sé. Un grande tema tutto italiano che incide negativamente sul già basso tasso demografico, 1,3 figli per donna, dicono i dati in Italia. È un grande tema che risulta tanto più evidente adesso ai tempi del coronavirus. Ci voleva una pandemia per mettere per iscritto in un decreto che laddove si può le aziende devono facilitare, per tanto per dirne una, lo smart working.